Che cazzo! Ecco, siamo arrivati. Dov'è che siamo? Virtus Point. Virtus Point. Meet and greet. Meet and greet. Non sapevo neanche la location dove si andava a fare il meet and greet. Andiamo a salutare i nostri tifosi. Avanti ancora! Ballo dolcemente. Non lo so quella canzone. Comunque, andiamo. Ciao! What could he do for me? I told him that my love is free. But can you match me? Le sue tue debolezze. Mm-hmm. Così che l'anno prossimo, quando rientri, gli altri si aspettano che sei scarso in quello, invece sei diventato più forte. Okay. Secondo me, se vai su YouTube e vedi tutti quei video americani e ti cerchi bene chi te lo spiega meglio, secondo me puoi trovare chi ti spiega su quello che vuoi migliorare. Okay. Grazie. Eccoci qua, oggi giornata estremamente lunga, Porelli dalle 9:30 fino alle 2, poi evento con i carissimi tifosi, abbiamo chiacchierato un po', mi hanno fatto qualche domanda, apprezzano il vlog, bene, poi osteopata, chiaramente bisogna farsi scocchiare un po' il corpo. Bene, finalmente ora vado a casa a riposare un po', perché poi domani allenamento e poi si gioca, let's get it. Ultima partita della stagione regolare, sempre bella l'ultima partita della stagione regolare, poi ripensi a tutte le partite, Eurolega, stagione nella Serie A, comunque un'altra stagione alle spalle, adesso si parte tra poco. Non adesso, tra poco si parte con i playoff. Comunque, intanto adesso mangio, che stasera abbiamo la partita contro Trento. Let's get it. Abbiamo finito al primo posto. E voi lo sapete, finire al primo posto è una gran cosa. Sono molto felice per me, per la squadra, tanta roba. Che dire? Poi oggi il pubblico era caldissimo, era bello pieno. Ora vado dal mio caro amico chef all'Old Bridge, gli faccio anche un po' di pubblicità, prendere la mia cena, perché adesso vado a Roma per le visite mediche per il preolimpico, quindi sapete cosa vi sto per dire. Let's get it! È stato un viaggio lunghissimo, quasi 4 ore, più ritardi. Dal Brasile? Come? Lunghissimo dal Brasile, detto. No. col treno. Ah, ok. Quasi l'una, partita, come avete visto, il calendario sempre fitto, sempre impegnato, però è la bellezza di essere atleti. Adesso vediamo un po' se passiamo qualche bel posto di Roma. Ecco qua, famosa acqua acetosa. Finalmente sono qui. Adesso vado a dormire forse 4-5 ore prima di iniziare ad andare a fare le visite. Da tanto tempo che non venivo qui, devo dire la verità. Davvero tanto tempo. Tra l'altro anche qui ci sono un sacco di storie da raccontare di quando era la sperimentale. Vabbè, in un altro capitolo. Carino. Hanno cambiato, hanno fatto un restyling rispetto a una volta che sembravano le camere del terrore degli anni 40. Bella, mi piace il colore azzurro. Giustamente noi siamo gli azzurri, quindi è giusto di avere questo colore. Bene, ora mi riposo. Wow, finalmente. Andiamo un po' al bagno, che le docce sono molto importanti. Devono essere belle size, siccome sono quasi 2 metri, con le scarpe sono 2 metri, quindi è giusto che siano grandi.
Bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, adesso vado a dormire. Oggi sarà un gran giorno. Oggi abbiamo allenamento di recupero e poi, signore e signori, ci sarà il primo evento di Step Out e io cercherò di farvi vedere un po' le dietro le quinte, non molto perché non voglio spoilerarvi, perché lo vedrete tutto nella puntata di Step Out, però oggi ci sarà il primo evento di Step Out. Oh, è scary. Adesso mi preparo per la mia preparation, la mia routine, queste cose qui. Iniziamo, adesso mi metto queste robe qui ai piedi, non so se lo conoscete. E si parte. Qui sono arrivato da Lamma, sono arrivato in ritardo, dovevo arrivare all'una, ma sono arrivato verso le due. Questo è... stiamo preparando, cioè stanno, adesso gli do una mano, promesso. Poi c'è lui, il capo, quello che dirige tutto, adesso fa quello serio. Bro, ma dimmi un po', ma come ci si sente a creare il tuo primo episodio? Under pressure. Quindi diciamo che è giusto avere quella pressione, no? Quello stress. Ah, senza pressione non lavori bene. I love it. Quindi le persone saranno un po' su. Per chi non l'ha mai visto, questo è il cimelio di Davide. Bello. Tra l'altro non c'è ancora la mia canotta, sto aspettando di dargli al mio mentore, sto aspettando di dargli quella giusta. Sembri Jabba Walkies. Per chi non sono dei... Ma perché i guanti abbi? Ho messo i guanti perché ho aiutato i ragazzi a mettere giù... Vabbè, ma prima l'ho fatto il video, mettere giù il tappeto e gratta un po'. Basta, gli ho dato una mano, siccome loro mi hanno dato una mano per creare questo evento, mi sembrava il minimo di dargli una piccola mano. Bello, il primo evento di Step Out. Elettrizzato. Siamo a posto, Davide? Per ora sì, adesso lo faccio io. Ok, io devo andare a fare il papà. Io devo solo darti la lista dei VIP. Tu la crei. Tu hai una lista, io non ho la lista dei tuoi, di nessuno. Ok. Ho solo la lista dei miei. Te lo porto a Seba. Ci siamo. Dovrei aver preso tutto. Vediamo un po'. Ok, la cosa più importante c'è. Direi che possiamo andare. Credetemi, sono davvero felice di fare questo evento e sono contento di condividervi questa mia felicità, perché comunque il duro lavoro paga. Sono fortunato che l'ho imparato nella pallacanestro e adesso quello che ho imparato nella pallacanestro lo sto trasferendo anche al di fuori. Alla tua amica. Il quintetto ci siamo, il quintetto è io, Amedeo 2, Ale della Giusta la 3, che è un ragazzo con YouTuber. Ale, cazzo! Udano da 4 e Linton da 5. Tutti i fratelli. Sì, perché se non giochi... Sì, per favore. Io voglio ancora l'etica. Se non giochi partita davvero, il pubblico sono noi, ci saranno più di 2000 persone. Poi c'è il gruppo Bruno, che squadra? Brucia! Cioè, siamo qua. C'è un pozzo di tempo. Poeta, che non c'è perché nazionale. Vitali, Vale Mazzola, Gazzoli, Rodrigo Palacio, Niccolò De Vito, Liga, Chiara Stella, Brian Sacchetti, Guarini, Amici e Luotti. I veri campioni. Ma chi è che va per prima? Bobby Gera? Io? Sì, sei il boss.
Eccoci qua. Oh, è pieno oggi qua, che spettacolo. Adesso c'è lì Brian che sta preparando. Bello. I love it. Daniel Hacker. Sopra c'è anche lo staff della Virtus. Bellissima chiacchierata, dico sempre la stessa cosa, vabbè, è stata una bellissima chiacchierata. Daniel è stato bravissimo, era teso all'inizio, giustamente lui ero teso anch'io, e bene, ragazzi, episodio numero 18 è stato bellissimo, abbiamo visto paintball, meet and greet, partita contro Trento, talk con Daniel, cosa posso aggiungere ancora? Quindi bene, dai, let's giri, alla prossima.